Una partita per la vita. Questo lo slogan dell'evento svolto presso lo stadio Biceglia di Aversa. Il secondo Memorial Luigi Ciaramella, Gianni Cecchini, Mario Grieco e tutte le vittime della strada. La manifestazione è stata organizzata dall'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, il cui referente è Biagio Ciaramella, e dall'Aversa Normanna, in collaborazione con le Mamme Coraggio, che da anni conducono una battaglia per la sicurezza stradale, con eventi in ricordo delle vittime di incidenti e continue denunce sull'assenza di controlli, con assemblee nelle scuole sull'uso del casco e sul rispetto del codice della strada. Ma questo è un messaggio secondo me fondamentale, perché è un messaggio di vita che deve essere sempre più forte della morte. Purtroppo queste mamme hanno subito un lutto così grave dovuto a incidenti stradali e dobbiamo fare in modo tale da stare vicino a queste persone che vogliono dimostrare con la loro forza di far evitare in futuro che questa possa accadere ad altri ragazzi, ad altre persone, ad altri bambini. Sì, in realtà io voglio ringraziare Biagio Ciaramella per l'invito che ha fatto al comune di Rento Latucente, anche se tengo a sottolineare che il nostro comune dal primo momento che siamo stati contattati dall'Associazione Vittime della Strada è stato sempre presente a qualsiasi tipo di iniziativa, dove già l'anno scorso abbiamo fatto già degli eventi sul nostro territorio, ma ci tengo a dire ancora di più che il nostro programma l'abbiamo inserito per le vittime della strada proprio nella campagna elettorale. Abbiamo fatto un punto importante nel programma elettorale e cerchiamo di portarlo avanti nel modo migliore. Sono scesi in campo 5 scuole di calcio, oltre all'Aversa Normanna. L'evento è stato presentato da Arianna Di Martino con la partecipazione della scuola di ballo Arial Dance. Francesca Di Bernardo ha cantato in onore di tutte le vittime della strada. L'obiettivo è quello di sensibilizzare le persone, soprattutto i giovani, al rispetto del codice della strada e le autorità a maggiori controlli. Noi prima di tutto i temi che trattiamo e che vogliamo diminuire quello che si vuol dire 12 morti al giorno. È una città come Aversa che scompare tutti gli anni e con questo vorremmo dire agli amministratori della provincia di Caserta, di Aversa e Agraversano, che la sensibilità e il nostro impegno non è per i nostri figli ma per i figli loro. Pure, perché chiunque domani mattina può essere una vittima della strada. Presenti in molte istituzioni, come il consigliere provinciale Luigi Menditto, che si è impegnato su questo importante tema. Sì, in effetti non si poteva mancare in questo momento bellissimo organizzato da questa associazione che sul territorio fa sentire la propria presenza come ente sovracomunale, come provincia. Ma soprattutto poi come cittadino aversano, perché poi Ciaramella, essendo il nostro presidente, il presidente di questa associazione aversano, noi dobbiamo fare tutti gli sforzi per dare la massima visibilità a questa associazione che già di suo veramente fa uno sforzo notevole per la sicurezza stradale, per la sicurezza di questi giovani, che cerca di attirare a sé e far sì che tanti eventi brutti, come prima guardavo alle mie spalle, non avvengano. Giovanni Spezzaferri, presidente della Aversa Normanna, ha donato oltre 120 palloni di calcio ai bambini delle diverse squadre che si sono sfidate durante la manifestazione. Tantissimi i cittadini presenti all'evento. E dopo un viaggio che sembra senza senso, arriva fino a noi l'amore che anche questa sera, dopo una vita intera, con me. Credimi, è con me. Thank you.
Avete detto male detto.
davanti il cartellone. Do di nuovo il benvenuto a tutta questa bellissima gioventù, a questi ragazzi, ai loro genitori, ai loro allenatori. Urlerò in forza per sempre. Allora, prima di dare il via a questa bellissima partita che ci aspetterà, due cose che credete è giusto che il calcio di la partita lo diano le mamme il coraggio, le mamme che hanno il coraggio di parlare di una sicurezza stradale che non sempre c'è, di ricordare i loro figli, i loro angeli che ci guardano dal cielo, le mamme che hanno il coraggio di ritrovarsi e organizzare giornate come queste e di trovarsi di fronte ad altre mamme per non solo trasmettergli la loro esperienza ma per dare a loro consigli e quindi per passare ai loro ragazzi i consigli non solo sulla sicurezza stradale ma su uno giusto e sicuro stile di vita per i nostri ragazzi. E allora la mamma di Luigi, la mamma di Mario, la mamma di Gianni, le nostre mamme coraggio, danno il calcio d'inizio. Questo è andato? Sì, il problema è la distanza. La distanza, sì. Prima fare l'altro. Fai il pezzo in mezzo a lui. Dai, vieni, mi fai con io. Te l'ho detto, prego. Allora, via. Inizia, inizia. Piano, piano. Thank you.
riuscire a fare una cosa veloce, la signora, anzi, è stata in ritardo assai, capito? No, già avete più qua. Ma ha visto loro? Il fatto sì che mi hanno detto. Ma che stai a vedere? Ma ti faccio il fatto sì? Ma la poco ci prima stavo fatto. Ma fatto sì? Io da me non mi faccio sì che mi hanno detto. La luce, la da mano. Sì, ciao, sì, ci hanno mangiato. E sia la nostra presentatrice. Noi siamo conosciuti. Chi è? Fammi le prame. Adesso la vedremo. La presentatrice, prima. Senza microfono. Non c'è bisogno. Una cosa in basta. Se non ci vanno parlare, poi ci vanno parlare con il microfono. Allora lo faccio, come da me. Oui, oui. Quello come il caso è che non si sa, io non la faccio.